Si paga o non si paga? Cosa? Il parcheggio. A Pescara si paga, a Montesilvano no. E sono 160 i posti in più grazie a una autorizzazione che la tua ha rilasciato ieri mattina. E qui sulla strada parco sono arrivati i primi cartelli, ma per l'allestimento completo occorrerà attendere un paio di giorni. Finalmente siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione di Tua per poter utilizzare un tratto della strada parco da Via Adige a Via Rotenda e Piompa per poter realizzare i parcheggi nel periodo del weekend estivo, in quanto durante il periodo settimanale stanno finendo i piccoli accorgimenti. Speriamo, siamo convinti del fatto che da qui a qualche giorno avremo l'autorizzazione anche per i 15 giorni di Ferragosto, quindi utilizzarlo interamente in tutte le giornate. Come funzionerà il parcheggio a partire dal prossimo weekend fino a fine agosto? Beh, il parcheggio sarà gratuito come tutti gli altri parcheggi del comune di Montesilvano, quindi cittadini che vorranno recarsi al mare potranno tranquillamente utilizzare l'area della Via della Liberazione per poter parcheggiare su un lato della stessa e quindi potersi recare a piedi al mare. Una scelta coraggiosa in un periodo come questo, quella di dare i parcheggi gratis nel periodo turistico? Ma questa è una scelta che il Comune riesce a fare da anni, se ne è parlato più volte anche di istituire dei parcheggi a pagamento, abbiamo sempre ritenuto che fino a che ci saranno le possibilità di farlo, cercheremo di non tassare i nostri cittadini, ma soprattutto di dare una mano anche ai balneatori, perché è chiaro che se un turista che viene da fuori risparmia qualche soldo, probabilmente li spenderà nelle nostre attività commerciali. L'ultimo cadeau di Montesilvano in vista della Grande Pescara? Ma ripeto, fortunatamente abbiamo un bilancio sano che ci consente di fare queste scelte. Poi negli anni a venire vedremo cosa succederà. È chiaro che quando si arriverà alla Grande Pescara le scelte saranno probabilmente diverse. Risparmiare qualche soldo fa bene al turismo, fa bene al turista, alle attività? Risparmiare qualche soldo fa bene assolutamente sì, soprattutto alle attività e al turista, perché uno quando ha la possibilità di arrivare in un posto e non pagare già si sveglia un po' più sereno, poi va al mare e sa che dovrà affrontare altre spese, ecco, però diciamo che è un piccolo obolo ma è un piccolo contributo che volentieri l'amministrazione fa, rimette risparmio sul territorio non incassando qualche soldino.